Allora, siamo tornati questa mattina alla Biofert, struttura fatiscente dismessa dagli anni 70. Finalmente, consigliere, un primo passo in avanti. Ebbene sì, è stato un primo vero passo importante verso quella che dovrà essere poi la bonifica e la riqualificazione di quest'area. Un plauso quindi va a tutti gli organi che sono intervenuti, in primis diciamo, il NOPA della Polizia Municipale, il comandante che ha recepito tempestivamente il nostro accorato appello, la nostra denuncia, la denuncia che arrivava dai cittadini di queste abitazioni che sono qui nei dintorni, residenti che vivevano una condizione di grande disagio a causa della presenza di diciamo, cospicue quantità di amianto e di sfabbrici di vario genere. Adesso è importante appunto smaltire questo amianto, usufruendo se il caso anche di strumenti normativi che consentirebbero al Comune di accedere a fondi europei predisposti proprio per lo smaltimento del piano amianto. Purtroppo questa amministrazione anche da questo punto di vista sembra essere molto carente perché pare non aver partecipato a questi bandi, ma staremo a vigilare come sempre facciamo. Quello che adesso chiediamo, oltre diciamo, al sequestro della struttura, è la bonifica, la riqualificazione e il conseguente diciamo, riadattamento di questi locali ad attività più consone a quella che è un'area residenziale come questa. Potrebbero, per esempio, si potrebbero creare qui per esempio, dei centri sportivi, delle attività che consentano a questa parte della città, oggi purtroppo così dimenticata da questa amministrazione, di godere appieno di questa bellissima area. C'è una bomba ecologica. Allora. E voi state qui, è un pericolo per voi. Ma ora come lo sto dicendo lei questo discorso? Non lo sapeva, Non lo quindi. sapevo, io ho visto Viglione Urbana ieri, ho visto un po' di movimento. Però ognuno, io che vengo là, abito là sopra, scendo la mattina, vado a lavorare e siamo a posto. Ho capito. Va bene, buongiorno. Allora.